Recenti esperienze mi hanno fatto riflettere sulla dottrina della pace e in particolare sul ruolo di Gesù Cristo nell'aiutare ciascuno di noi a ottenere una pace personale duratura. Due eventi degli ultimi mesi mi hanno profondamente toccato. Primo, ho parlato al funerale di Emily Parker, un tesoro di 6 anni che ha perso la vita insieme ad altri 25, tra cui 19 piccoli, in una tragica sparatoria a Newtown, nel Connecticut. Ho pianto con la sua famiglia e mi sono reso conto che molti erano stati privati della pace. Nei suoi genitori, Robert e Alyssa Parker, ho trovato forza e fede. Secondo, ho incontrato migliaia di fedeli membri della Chiesa ad Abidjan, in Costa d'Avorio. Questo paese dell'Africa occidentale di lingua francese ha patito la crisi economica, un colpo di Stato militare e una recente guerra civile terminata nel 2011. Eppure può aver avuto una speciale pace in loro presenza. Spesso accadono eventi che ci tolgono la pace e acuiscono il senso di vulnerabilità. Chi può immaginare e chi può dimenticare i terribili attacchi dell'11 di settembre 2001 in diverse località degli Stati Uniti? Tali eventi ci ricordano con quanta rapidità i nostri sentimenti di pace e sicurezza possono essere distrutti. Nostro figlio maggiore e sua moglie, che era in attesa del primo figlio, vivevano a 3 isolati dal World Trade Center, quando il primo aereo si è schiantato contro la torre. Sono andati sul tetto dell'edificio ed erano sconvolti di assistere a quello che ritenevano fosse una sorta di terribile incidente. Poi hanno visto il secondo impatto. Hanno capito subito che non era un incidente e hanno pensato che la parte di Manhattan fosse sotto attacco. Quando la torre sud è crollata, il loro appartamento è stato travolto dalla nube di polvere che ha ricoperto il sud di Manhattan. Confusi riguardo a ciò che avevano visto e preoccupati per eventuali altri attacchi, si sono diretti verso una zona più sicura e poi sono andati all'edificio del palo di Manhattan, presso il Lincoln Center. Quando sono arrivati hanno visto che decine di altri membri di Manhattan avevano preso la stessa decisione di riunirsi nel centro del palo. Hanno chiamato per farci sapere dove fossero. Ero sollevato che fossero in salvo, ma non sorpreso dal luogo in cui si trovavano. La rivelazione moderna ci insegna che i pali di Sion sono difesa e un rifugio dalla tempesta e dall'ira quando sarà riversata senza annacquamenti sulla terra. Non sono potuti tornare nel loro appartamento per più di una settimana ed erano sconvolti dalla perdita di vite innocenti, ma non hanno subito alcun danno permanente. Meditando su questi eventi, sono rimasto colpito dalla differenza dottrinale tra la pace universale o del mondo e la pace personale. Quando nacque il Salvatore, una moltitudine dell'esercito celeste lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che Egli gradisce». Tuttavia, è stato sottolineato che purtroppo, anche nel periodo di importanza eterna seguita alla nascita del Figlio di Dio, il re Erode ordinò lo sterminio degli innocenti neonati di Betlemme. Il libero arbitrio è fondamentale per il piano di felicità. Esso tiene conto dell'amore, del sacrificio, della crescita personale e delle esperienze necessarie per il nostro progresso eterno. Questo libero arbitrio tiene anche conto di tutto il dolore e della sofferenza che affrontiamo nella mortalità, anche quando sono causati da cose che non comprendiamo e dalle scelte malvagie e devastanti degli altri. La stessa battaglia in cielo è stata intrapresa a causa del nostro libero arbitrio morale ed è essenziale per comprendere il ministero terreno del Salvatore. Nel 10° capitolo del Vangelo secondo Matteo, il Salvatore incaricò i 12 e riconobbe che la sua missione non avrebbe realizzato la pace universale in questa vita. Agli apostoli fu detto di benedire con la pace le case degne che visitavano, ma furono avvertiti del fatto che sarebbero stati in mezzo ai lupi e odiati da tutti a cagione del suo nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Il versetto 34 contiene un'importante dichiarazione. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra.
È chiaro che la pace universale non esisteva sulla terra durante il ministero mortale di Cristo e non esiste adesso. Nella prefazione del Signore a Dottrina Alleanze viene insegnato un certo numero di principi molto importanti. Per chi non si pente, il suo spirito, lo spirito di Cristo, dato a ogni persona che viene nel mondo, non lotterà sempre con l'uomo. Inoltre, la pace sarà tolta dalla terra. I profeti hanno dichiarato che la pace è stata davvero tolta dalla terra. Lucifero non è stato ancora legato ed esercita potere su questo dominio. Il desiderio giusto delle brave persone di ogni luogo è stato e sarà sempre la pace nel mondo. Non dobbiamo mai rinunciare a raggiungere tale obiettivo. Tuttavia, il presidente Joseph F. Smith insegnò: non esisterà mai quello spirito di pace ed amore finché l'umanità non avrà riconosciuto il messaggio di Dio e il suo potere e autorità divini. Speriamo sinceramente nella pace universale e preghiamo perché si realizzi. Ma è come individui e famiglie che raggiungiamo il genere di pace che è la ricompensa della rettitudine. Questa pace è un dono promesso della missione e del sacrificio espiatorio del Salvatore. Questo principio è citato brevemente in Dottrina Alleanze. Ma imparate che chi compie opere di rettitudine riceverà la sua compensa. Sì, pace in questo mondo e vita eterna nel mondo a venire. Il presidente John Taylor insegnò che la pace non è solo desiderabile, ma è il dono di Dio. La pace a cui mi riferisco non è solo una tranquillità temporanea. È una felicità profonda e duratura, è un appagamento spirituale. Il presidente Heber J. Grant descrisse così la pace del Salvatore. La sua pace allevierà le nostre sofferenze, guarirà i nostri cuori spezzati, caccerà via il nostro odio, farà nascere in noi l'amore per il prossimo, regalando calma e felicità alla nostra anima. Negli incontri avuti con i genitori di Emily Parker, la pace del Salvatore ha alleviato la loro sofferenza e li sta aiutando a fasciare il loro cuore spezzato. È degno di nota il fatto che subito dopo la sparatoria il fratello Parker ha espresso il suo perdono per il colpevole. Come disse il presidente Grant, la pace del Salvatore può cacciare via il nostro odio. Il giudizio spetta al Signore. I santi della Costa d'Avorio, durante il periodo della guerra civile del loro paese, hanno trovato pace concentrandosi sul vivere il Vangelo di Gesù Cristo, con particolare enfasi sulla genealogia e sul lavoro di tempio per i loro antenati. Tutti noi desideriamo la pace. La pace non è solo sicurezza o mancanza di guerra, di violenza, di conflitti e di contese. La pace viene dal sapere che il Salvatore sa chi siamo, sa che abbiamo fede in Lui, che Lo amiamo e che obbediamo ai Suoi comandamenti, anche e soprattutto durante le prove e le tragedie devastanti della vita. La risposta del Signore al profeta Joseph Smith nel carcere di Liberty porta sollievo al cuore. Figlio mio, pace alla tua anima. Le tue avversità e le tue afflizioni non saranno che un breve momento, e allora, se le sopporterai bene, Dio ti esalterà in eccelso. Ricordate, Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Per chi rifiuta Dio, non c'è pace. Tutti noi abbiamo partecipato al Concilio nel Cielo che prevedeva il libero arbitrio morale, sapendo che il suo abuso avrebbe causato dolore mortale e persino tragedie indicibili. Abbiamo capito che questo ci avrebbe fatto sentire arrabbiati, sconcertati, indifesi e vulnerabili, ma sapevamo anche che l'espiazione del Salvatore avrebbe vinto e compensato tutte le ingiustizie della vita terrena e che ci avrebbe portato pace. L'anziano Marion D. Hanks aveva appeso alla parete una dichiarazione di Ugo Betti: credere in Dio significa sapere che tutte le regole sono giuste e che ci saranno meravigliose sorprese. Quali sono le fonti della pace? Molti cercano la pace nelle vie del mondo, dove non l'hanno mai trovata e mai la troveranno.
La pace non si trova ottenendo grandi ricchezze, grande potere, grande fame. La pace non si trova nella ricerca del piacere, nello svago, nel tempo libero. Nessuna di queste cose può, anche se ottenuta in abbondanza, creare una pace o una felicità durature. L'inno di Emma Lou Tain pone la domanda giusta. Dove trovar potrò pace e conforto quando ogni forza in me svanirà? La risposta è il Salvatore, colui che è la fonte e l'autore della pace. Egli è il principe della pace. In che modo rimaniamo vicini al Salvatore? Umiliarsi davanti a Dio, pregare sempre, pentirsi dei peccati, entrare nelle acque del battesimo con il cuore spezzato e con lo spirito contrito e diventare veri discepoli di Gesù Cristo sono esempi profondi della rettitudine che viene ricompensata con la pace duratura. Dopo che Re Beniamino ebbe pronunciato il suo toccante messaggio sull'espiazione di Cristo, la moltitudine cadde a terra. Lo Spirito del Signore scese su di loro e furono riempiti di gioia, avendo ricevuto la remissione dei loro peccati e avendo la coscienza in pace, a motivo della grandissima fede che essi avevano in Gesù Cristo. Il pentimento e la vita retta consentono di avere la coscienza in pace, che è essenziale per essere appagati. Quando si commette una trasgressione grave, per trovare la pace è necessario confessarla. Forse non esiste niente di paragonabile alla pace che deriva da un'anima tormentata dal peccato che cede i propri fardelli al Signore e reclama le benedizioni dell'espiazione. Come recita un altro amato inno della Chiesa, «I miei fardelli ai piedi porrò del Santo Redentore». Il mio cuore gioisce quando mi rendo conto che oggi decine di migliaia di giovani uomini, giovani donne e missionari senior hanno accettato la chiamata di essere emissari del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Portano il Vangelo restaurato di pace al mondo, una persona e una famiglia alla volta. Un'opera di rettitudine che dona questa pace ai figli del Padre Celeste. La Chiesa è un rifugio dove i seguaci di Cristo ottengono la pace. Alcuni giovani nel mondo dicono di essere spirituali ma non religiosi. Sentirsi spirituali è un buon inizio. Tuttavia è nella Chiesa che siamo seguiti, istruiti e nutriti mediante la buona parola di Dio. Ma soprattutto è l'autorità del sacerdozio nella Chiesa che fornisce le sacre ordinanze e alleanze che uniscono le famiglie e rendono ciascuno di noi qualificato per tornare a Dio Padre e a Gesù Cristo nel Regno Celeste. Tali ordinanze portano pace perché sono alleanze fatte con il Signore. I templi sono i luoghi in cui si svolgono molte di queste sacre ordinanze e sono una fonte di rifugio tranquillo dal mondo. Anche chi visita i giardini del Tempio o partecipa alla sua apertura al pubblico prova questa pace. Un'esperienza che mi è rimasta particolarmente in mente è l'apertura al pubblico del Tempio delle Figi. Vi erano stati sconvolgimenti politici durante i quali i ribelli avevano bruciato e saccheggiato il centro di Suva, avevano occupato il Parlamento e tenuto in ostaggio i legislatori. Il paese era sotto la legge marziale. L'esercito diede alla Chiesa l'autorizzazione limitata a riunire le persone per l'apertura al pubblico e a un gruppo ristretto per la dedicazione. I membri, come congregazione, furono esclusi dall'invito per motivi legati alla loro sicurezza. È stata l'unica dedicazione, dopo quella originale del Tempio di Nauvoo, tenuta in circostanze particolarmente difficili. Una delle persone invitate all'apertura al pubblico era una deliziosa donna indù di discendenza indiana, un membro del Parlamento che era inizialmente tra gli ostaggi, ma che era stata rilasciata perché donna. Nella Sala Celeste, liberata dai tumulti del mondo, scoppiò letteralmente in lacrime, mentre esprimeva la sensazione di pace che l'aveva travolta. Aveva sentito lo Spirito Santo che la confortava e le rendeva testimonianza della natura sacra del Tempio. Il Salvatore, la fonte della vera pace, seppur provato dalla vita, grazie all'espiazione del Salvatore e alla sua grazia, chi vive rettamente sarà ricompensato con la pace personale.
nell'intimità dell'ambiente in cui fu celebrata la Pasqua, il Salvatore promise ai suoi apostoli che sarebbero stati benedetti con il Consolatore, lo Spirito Santo, e quindi pronunciò queste importanti parole: «Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà». Poi, subito prima della sua preghiera intercessoria, «Ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo. Io ho vinto il mondo». Eliza Arnault descrisse questo concetto splendidamente. «In lode a Dio leviamo i cuori. Egli la speme nostra è. Se il mondo vaga nell'error, rifugio dolce in lui v'è». Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.